Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi volevo solo farvi vedere, per chi ha poca dimestichezza, ovviamente se fate le semine da un po' di anni questo video vi è inutile, saprete sicuramente fare, su come diradare le piantine nate troppo fitte dai semi. Abbiamo fatto una semina a spaglio, come in questo caso qui. Abbiamo un sacco di piantine, proprio tante, e allora cerchiamo di salvarne il più possibile trapiantandole una a una nel suo vasetto. Ovviamente qua sono pochi, poi dovrò continuare il lavoro da solo perché sennò è tedioso, non ve lo faccio neanche vedere. Possiamo usare questi vasetti qua, possiamo usare questi di recupero, possiamo usare quelli di polistirolo, ma quelli di polistirolo generalmente sono più piccoli, quindi vanno bene soltanto per la prima semina. Un semino per ogni foro, quindi la cosa migliore, però se seminate a spaglio vi trovate in questa situazione qui. Ora non so se avevate visto il video dei pomodori, di come li districavo uno dall'altro. Comunque vediamo un attimino. Queste sono delle fragole che avevo seminato io, se non sbaglio, a febbraio marzo, sono già in fiore, guardate. Queste vorrei metterle a dimora nell'orto ad agosto, però nel frattempo volevo diradarle. Io ovviamente diraderei solo quelle più grandi, però per farvi vedere un attimino come faccio per quelle piccoline, il discorso è semplice: tiro via quanto più profondamente possibile una porzione di terreno. Sento già le radici che si rompono, meno se ne rompono e meglio è, ovviamente. Poi, con molta delicatezza, cerco di non strappare ma di sfilare le radici. Avete visto? Guarda come sono, guardate come sono in profondità. Dopodiché cerco di prendere una o due piantine che vengono via da sole praticamente, senza stressare ulteriormente le radici. A quel punto il discorso è molto semplice. È un lavoro un po' di fino, eh? Bisogna lavorare un po' con delicatezza, armarsi di pazienza. Ecco, separarle delicatamente, senza tirare, ma ascoltare un attimino le radici. Ecco, così io non le sto strappando, le sto districando, è diverso. Ovviamente qualcuna morirà, ve lo dico subito. Queste ho preso le più piccole apposta per farvi vedere la delicatezza dell'operazione, altrimenti avrei preso quelle più grandi. Queste sono quattro piantine tutte insieme. Ora, se provo a separare le radici, qualcuna la faccio morire di sicuro. Allora faccio così. Le tengo tutte e quattro e avrò tempo poi per diradarle. Premo un po' la terra ai lati, copro ovviamente le radici. Queste poi andranno innaffiate delicatamente e tenute in zona d'ombra per qualche giorno. Questo genere di video qui sono ovviamente indirizzati a chi, come me, fino a 2-3 anni fa non aveva idea proprio di cosa fare. Se voi siete pratici di orto, come vi dicevo, passate oltre. Non è un video che vi può insegnare qualcosa di nuovo, ecco, è qualcosa di ripetitivo che voi conoscete, però per chi non lo sa fare, ecco, potrebbe essere uno spunto, un aiuto. Questo è terriccio buono da semina. Sappiate che il terriccio da semina ha un costo che va dai 6 agli 8 euro per 70 litri. Lo riconoscete perché è molto farinoso, vedete? È una torba più che altro. Se voi prendete il terriccio universale, magari quello economico dei centri commerciali, dentro trovate i pezzi di legno, ancora che si devono decomporre. È un'altra cosa quella, eh? Lì userei i guanti. Guardate che radici. Ecco, cerco di separare il più possibile. Tolgo la terra in eccesso che non mi serve, perché tanto ce l'ho. Le radici ovviamente dobbiamo cercare di metterle più al fondo possibile. Dopo il trapianto, anche se diamo l'acqua, per qualche giorno saranno mogie, soffriranno un po', quindi non vi dovete preoccupare.
come vi dicevo, qualcuna probabilmente morirà. Quelle più grandi invece è un po' più facile. Faccio un paio di queste, poi vi faccio vedere quelle che vi ho fatto vedere prima, che sono le verze. Allora, qui possiamo o girare tutto, tirar fuori tutto quanto, ma col rischio di spezzarlo, oppure piano piano infilare due dita ai lati e cercare di togliere una porzione. Qui le radici saranno ovviamente un pochino più sviluppate, quindi qualcosa dovremmo romperla per forza. Qui ho sbagliato a non trapiantarle prima. Ecco, vedete, adesso ora è più semplice. Una volta che abbiamo il panetto così aperto, è semplice. Tiriamo via la piantina per intero. Ovviamente più grande la piantina, maggiore facciamo il diametro del foro. Io la terra non l'ho ancora bagnata, eh. Se rimane qualche radice all'esterno, poi con un po' di terra la copriamo. L'importante è premere un po' i lati per darle consistenza, togliere gli spazi vuoti e darle un po' di supporto anche con la terra, no? Qui per diradarle faccio la stessa operazione, però devo fare più attenzione perché sono veramente veramente delicate queste. Ecco, guardate, hanno pochissima radice. Voi immaginate, qui già solo qui ne abbiamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, una decina. Quanti vasi ci vogliono e soprattutto quanti soldi risparmiamo a seminarle noi. Eccola qui, questa è una. Qui l'operazione è un po' più semplice, metto qui, lo vedete, ecco qua, così spingo delicatamente, a posto, vedete? Ovviamente questi vasetti sono fin troppo grossi per questi, però se guardiamo un attimino, se siamo lungimiranti, questi li metteremo a terra tra un 40 giorni circa. Ok, bene, vado avanti, faccio solo vedere queste come si separano. Vengono via da sole praticamente. Come vi dicevo, adesso vi faccio vedere solo l'opera di innaffiatura, molto molto delicatamente. Allora, qui è importante non colpire il fusto della piantina perché altrimenti si affloscia. Bagniamo finché non scorre l'acqua dal fondo. Le fragole vanno bagnate spesso, ma non amano i ristagni d'acqua. Quindi questa è solo la prima volta che faccio così, poi da ora in poi darò soltanto una spruzzata o giusto qualche goccia con l'innaffiatoio. Vedete, l'acqua viene assorbita immediatamente. Nel momento che gocciola abbiamo finito. Poi se vogliamo possiamo riaddrizzarla, visto che la terra è bagnata è più facile. Ecco qui. Ora non chiudo qui il video perché voglio farvi vedere quando si sono riprese le piantine. Quindi passerà uno o due giorni e rivediamo insieme tutti questi vasetti. Bene, ci vediamo fra un paio di giorni. Ho riacceso la telecamera perché volevo farvi vedere un metodo di trapianto un pelino più veloce. Allora, stacchiamo la piantina, la appoggiamo sul panetto e spingiamo giù col dito, senza piegare il fusto ovviamente. Vedete? Appoggio il dito sulla radice, premo. Terra è morbida ovviamente, se la pianta è un pochino troppo alta dobbiamo scendere un pelino e poi aggiungere la terra che manca. Questa terra è leggermente più umida di quella che ho fatto vedere prima, sono un po' mosce, ve lo dico subito,
tendono a piegarsi, ma vedrete che nel giro di 1 o 2 giorni, adesso che gli diamo l'acqua, si riprenderanno. Sono passate meno di 24 ore dal trapianto, guardate, vedete, sono già tutte su. Quelle un po' più lunghe ovviamente stanno soffrendo perché cercano di tirarsi su, ma sono piccoline. Ma in linea di massima abbiamo avuto una buona percentuale di riuscita. Ora io qui ho forzato la mano, avrei dovuto attendere un attimino lo sviluppo di almeno altre 2 foglioline. Era per farvi vedere soltanto come funziona il trapianto di piantine molto piccole. Poi qua ce ne sono altre. Queste si sono riprese tutte perfettamente. Ora, prima di chiudere il video, vi faccio vedere il trapianto delle piantine di basilico che mi sono nate in vaso. Sono passati circa 8 giorni da quando abbiamo fatto il trapianto. Le fragole hanno attecchito praticamente tutte, guardate che belle che sono. Se c'è qualche zona d'ombra qui mi dispiace, ma come sempre mi devo adeguare alla posizione del sole. Guardate invece i cavoli che avevamo trapiantato qui nel vasetto grande, come ha preso. Ovviamente non è andata bene per tutte le piantine, erano molto piccole, ve lo avevo detto che avevo forzato un po' la mano. Abbiamo avuto qualche piccola defaillance, uno, e di là ne ho altre 2 o 3 che sono morte purtroppo durante il trapianto, però quelle che hanno attecchito, se vedete, poi hanno tirato fuori le altre 2 foglioline, che è quello che mi interessava. Guardate, anche questa era molto piccola. Quindi un minimo di stress a trapianto c'è sempre. Volevo chiudere il video, come vi accennavo, l'altro giorno, sul trapianto del basilico. Probabilmente questo spezzone di video lo vedrete quando parlerò approfonditamente del basilico. Ho delle piante grandi, vi voglio far vedere come si tolgono i fiori, come si staccano le foglie per consumarle in cucina. Insomma, voglio parlarvi un po' del basilico e probabilmente metterò anche questo spezzone di video, quindi mi dispiace, lo vedrete 2 volte. Ora, qui abbiamo tutti gli esempi di quello che possiamo fare col basilico in questo caso. Allora, qui abbiamo piantine piccolissime, una attaccata all'altra, non le tocco, sono ancora troppo piccole, le perderei se le toccassi adesso. Qui invece abbiamo 3 piantine leggermente più grandi con la seconda coppia di foglie già nate. Ecco, queste posso provare a diradarle e a trapiantarle. Ho bagnato da poco la terra, è più comodo. Devo bagnarla forse un pelino di più. Piano 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 hanno intrecciato tutte le radici, ovviamente, come è giusto che sia. Ecco, qualche radice ovviamente abbiamo rotta, ma guardate che bella questa con la doppia foglia. Un foro profondo col dito perché così interriamo tutte le radici. Queste le separiamo a loro volta. Come vi dicevo, più radici riusciamo a salvare e più abbiamo possibilità che vada tutto bene. Qui mi manca un po' di terra, la prendo da qui. Ovviamente dopo questa operazione gli darò ancora un po' d'acqua, perché subiranno un po' di stress. Fatto. Da una semina a spaglio, 3 piantine, abbiamo fatto 3 vasetti diversi. Questa è nata da sola e va bene così, guardate, è già molto bella. E questa aspettiamo un attimino che crescano più o meno a questa dimensione qui. Dopodiché provvederò al trapianto esattamente come ho fatto per queste 3. Bene, è tutto per questo video. Questo è un video dedicato a chi magari è alle prime armi, quindi se avete esperienza ovviamente vi è inutile come video, però ci tenevo a fare vedere a chi magari ha poca esperienza o che magari fa le piantine da zero da poco tempo. Ecco, il momento del trapianto è come fare per non rovinare le piantine. Comunque qualche piantina si rovinerà sempre, non vi dovete preoccupare, è così. Bene. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se il video vi è piaciuto e volete mettere un like, ve ne sono grato. Se non vi è piaciuto, mettete anche il pollice in giù, almeno capisco.
Se vi volete iscrivere al canale vi ringrazio molto, ormai andiamo verso i 10.000 iscritti e chi se lo aspettava, soprattutto entro giugno. Vi ringrazio per essere stati con me nuovamente e vi auguro una buona giornata.